In questo video vedremo quali sono i fili di base per eseguire le diverse tecniche di creazione del bijou. Nello specifico vedremo in questo video il memory wire, che è probabilmente la tecnica più veloce e semplice per creare bijou, il filo elastico, il cavetto in acciaio e il filo in filaperle. Cominciamo dal memory wire, che è in assoluto appunto la tecnica più semplice per realizzare bijou. Il memory wire è un filo che mantiene appunto la sua forma, mantiene a memoria della sua forma. È un filo a spirale, è disponibile nelle diverse finiture, dorato, argentato o rame, è disponibile nel formato anello, il girocollo o il bracciale. Per utilizzare questa tipologia di filo non dovete far altro che infilare le perline lungo tutto il perimetro che volete riempire. Tagliare quindi con l'apposita tronchesina, il memory wire ha bisogno di una tronchesa apposita perché è un filo metallico molto molto duro, quindi le altre si rovinerebbero molto facilmente. Tagliare il numero di giri che vogliamo, con cui vogliamo realizzare la creazione, e dopodiché basterà prendere i terminali, gli appositi terminali, che sono delle palline con un solo foro d'entrata, e incollarli sull'estremità del filo armonico con una colla forte, per esempio la New Glue, la Super New Glue. Con questa semplice tecnica potrete realizzare bracciali e creazioni multigiro. I terminali sono disponibili sia dorati che argentati e sono disponibili in due diametri, 5 mm e 3 mm. Un altro modo estremamente semplice per realizzare bijou, in particolar modo per realizzare bracciali, è il filo elastico. Sul sito di Hobby Perline potrete trovare tre diverse tipologie di filo elastico. Troverete un filo elastico economico, il filo elastico Bidelon Elasticity, che l'abbiamo scelto soprattutto perché era disponibile colorato, per cui abbiamo disponibilità di filo elastico dorato, argentato o nero per questo marchio. E lo Stretch Magic. Lo Stretch Magic è esattamente come la Bidelon, un marchio molto rinomato, una vera e propria autorità nel campo del filo elastico per la bigiotteria. È un filo molto molto resistente, ovviamente sono tutti disponibili in diverse misure, 0,5 e 1 mm, lo Stretch Magic anche da 1,5. I fili elastici che si utilizzano per la bigiotteria sono fili elastici estremamente resistenti, infatti dobbiamo poter infilare e sfilare il bracciale tutte le volte che vogliamo senza causare la rottura del filo. Creare con questo filo è estremamente semplice perché non bisognerà far altro che infilare i componenti e le perline che abbiamo scelto per realizzare il nostro bracciale, dopodiché per chiudere si eseguono più nodi ed infine bloccare con un goccio di colla. In questo caso sarà necessario utilizzare una colla delicata che non vada a corrodere e a bruciare il filo elastico. Il cavetto in acciaio e il filo in filaperle sono invece un grande classico della bigiotteria di alta qualità, soprattutto della creazione di gioielli con le pietre dure. In particolar modo il filo in filaperle è quello con cui si realizza la classica tecnica dei nodi, cioè l'infilatura delle pietre o delle perle con un nodo, eseguendo dei nodi fra una perla e l'altra. Solitamente si realizzano girocolli o bracciali con questa tecnica. Sul sito Hobby Perline trovate disponibilità di due differenti tipologie di filo in filaperle. Questo qui, che è il classico, il filo in seta naturale, e questa seconda tipologia qui, che è invece di produzione italiana, ma è un filo in nylon. Per entrambi ovviamente sono disponibili diversi colori e anche diversi spessori, diverse misure di filo. Il filo in filaperla è montato su un blister e ha una lunghezza di circa 2 metri, quindi appunto è la lunghezza necessaria per realizzare una collana. Ogni blister, ogni filo è corredato del suo ago per appunto facilitare l'infilatura delle perline, quindi non dobbiamo far altro che infilare la perla o la perlina e poi eseguire il nodo con la tecnica dei nodi. Tra le diverse tecniche di montaggio che abbiamo visto in questo video, quella con il cavetto d'acciaio potrebbe risultare, diciamo, la più complessa fra le varie.
Ma ovviamente non c'è assolutamente da scoraggiarsi, è solo una questione di pratica e sicuramente con i video e i vari strumenti riuscirete senz'altro anche in questa tecnica. Sul sito hobbyperline.com troverete i cavetti d'acciaio divisi in due categorie, in due tipologie. Questi qui che sono i cavetti d'acciaio economici e questi qui marchiati Bidelon. I cavetti d'acciaio economici hanno la peculiarità di essere disponibili in varie colorazioni, quindi può essere molto simpatico e utile quando appunto magari il cavetto viene lasciato scoperto nella creazione. Questi qui, i cavetti d'acciaio economici, sono cavetti a 7 fili, mentre in quest'altra categoria troverete cavetti da 7 fino a 49 strand. E il numero di strand che compone il cavetto ne determina la resistenza ma anche la flessibilità, quindi la morbidezza. Più strand ci sono, più il cavetto sarà flessibile e quindi più morbido. Tutte queste informazioni e molte altre su come scegliere e come utilizzare il cavetto in acciaio le potreste trovare nell'area risorse del sito. Lì troverete proprio una tabella che vi spiega appunto quale cavetto scegliere con diverse tipologie di pietre. Questa tipologia di cavetti è disponibile comunque in, appunto, in diversi diametri, in diversi gauge e anche in diverse finiture, quindi principalmente sono quella dorata, il colore classico dell'acciaio o anche delle finiture argentate o perlate. Per utilizzare il cavetto d'acciaio appunto dovrete montare le perline o i componenti scelti lungo il filo. Dopodiché, per chiudere il cavetto in acciaio si utilizzano solitamente gli schiaccini. In questo video abbiamo visto i fili proprio essenziali per la creazione di bigiotteria, ma ovviamente esistono molte altre tipologie di fili e filati che si possono utilizzare per creare dei bijou. Sul sito di Hobby Perline trovate tutti i fili raccolti nella categoria fili per bigiotteria, appunto, che si trova sotto la macro categoria componenti e attrezzi. In questa categoria, appunto, oltre all'infilaperle, il cavetto in acciaio, il memory wire e il filo elastico di cui abbiamo parlato oggi, potrete trovare molte altre cose, quindi sicuramente cordoncini in cuoio naturale e sintetici, ce ne sono di varia natura, piatti, tondi, per creare bijou di vario genere, in futuro vedremo come. Alcune di queste tecniche sono estremamente semplici, altre un pochino più complesse, ma insomma le vedremo poi in futuro. Cordoncini di ogni genere, da quelli sintetici a quelli naturali, il cotone cerato, i fili adatti ad eseguire tecniche di annodatura come può essere il macramè o altri. I cordoni invece, le corde grandi, quindi dai 5 mm in su diciamo, anche in questo caso appunto le tecniche variano, più o meno semplici perché comunque di base sono tutte tipologie di cordone per i quali ci sono dei componenti ad hoc da incollare come terminali, chiusure eccetera. Un'altra tipologia di fili che si utilizza molto nella bigiotteria sono i nastri, ce ne sono di vario genere, anche qui dal classico nastro d'organza alla fettuccia in ligra e a altre tipologie di nastri. Il caucciù è un grande classico per l'estate, per esempio per creare bracciali collane per l'estate. E poi i vari fili per tessitura, questi sono tutti fili in nylon, fili invisibili, fili estremamente fini che si utilizzano appunto nelle tecniche di tessitura con perline. Dopodiché abbiamo i filati, il soutache e il wire. Nel wire troverete tutti i fili metallici rigidi per così dire. Sono fili metallici ovviamente di diverso spessore, troverete l'alluminio, l'acciaio, l'ottone, il rame. E vengono utilizzati sia proprio per la tecnica wire sia nel montaggio per eseguire delle tecniche come può essere per esempio la tecnica della creazione di una catena a rosario. Ultima categoria, le retine. Le retine sono retine metalliche o retine in plastica e sono retine da riempire o da modellare a seconda del design che vogliamo creare.